You want to mute? Hello? Hola. Oh, buenas tardes a todos, buenos días, buon pomeriggio italiani, good evening, good morning in America and good evening in Asia. Benvenuto a tutti, buongiorno. Buongiorno, ma è sera, qualche posto è sera, qualche posto è ancora molto mattina. Esatto. Allora, buongiorno e buonasera a tutti. Buenos Buongiorno. días. In Argentina Buenos è días ciao, desde caro. Colombia, Barranquilla, Colombia, de día, 9 de la mañana. Buenos días a todos desde Caracas, Venezuela. Buenos. America è buio. Desde Perù. Io sto in Costa? Buenos Aires, Argentina, e è la mattina, recién amanece. Sì. Ah, Sì. In ok. America è mattina ancora, in America sono le 9 al mattino, 10, Ah, 11, dipende dal paese. E Stati Uniti è quello che ancora è ok. più. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Filippo, ciao Johan. Hola. Ciao, ciao. Ciao, Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao Silla, Buona ciao. tarde, tardes, Michele, se lo sta. Di Ciao. Ciao, Giuseppe. parleremo mallorchini. E Ah. che Ciao, c'è qualcuno che parla. hello. Good Ciao, evening to Irene, everyone. How hello. are you? Very Bene, well. Good evening to some, good bene, morning to others. thanks. Bye, thank you. Ciao Loren, ciao Loren. Hola. Hola Ciao, Irene. buongiorno Filippo. Dear Joan, hello, are we all here? Hello, I don't know. So many of us have come. I'm Lydia, so happy Lane, to yes, see Lane, everyone. here, yes. Saludos, Ruth, saludos desde España, desde Europa, Lane. Good morning, Lane. Ciao, Buenos ciao, días. ciao. Lane, hello. Hello. Can you all hear us, first of Buon all? pomeriggio, Antonietta. Ciao, Antonietta. Ciao. Buona tarde, Adrià. Buona tarde, Adrià. Buona tarde, Michele. Buona tarde, Lorenz. Buonasera, Giovanni. Buon pomeriggio, Antonella, Ciao. Francesca, Come penso italiani, Franco, Franca Balla. Non c'è E ancora. Silla Maria. Ancora manca la Corea. Johan, in Corea che ore sono? Le 11 della sera. Ah, ok. We wait Michael Kazemi, Korea, and Kim Montai from Korea, too. Wonderful. Ciao Antonietta. Ciao Ciao, Franco. benvenuta So nice to Franca. see you again. Ciao Franca. Ciao bene. Sila, we cannot hear you. Hello. Here's Ciao our a chief tutti. coordinator. Ciao Franco. Lo silenzio, no? Victor? I think Sila has a problem with her microphone. Sila, Ah, can okay. you talk to us? I think this is the problem. We cannot hear you well. I'm sorry. Oh dear. Can you enter again? Exit and enter again, dear Sila. Can you? Sila, prova di entrare di nuovo. Esce e entra di nuovo. Mute. Okay. 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 That was the noise we were hearing. So now I think it is better. John, I'm just waiting for you to tell me when we can start if everybody's here. And Yes. I think you can start. we It's can not here with start. us. Still, And bit by bit, Korea. people are coming. Okay, I understand. So wonderful. Okay, first of all, let us all mute our microphones so that we can hear each other.
when we talk. Chiudete il microfono tutti, ferrate il microfono. So, good day, good evening, and a heartfelt welcome to all our esteemed friends and guests. Buenas tardes, ciao a tutti. It is with immense pleasure that I stand before you today on the event of a beautiful session within the framework of the Panorama International Arts Festival 2023, fondly known as PIAF. As I look out at this remarkable assembly, I'm truly overwhelmed. This gathering, comprising talented artists and eminent personalities from all across the globe, marks the power of art, creativity, and the human spirit. I am Irene Dura Cavadia, the Secretary General of Writers Capital International Foundation and Panorama Festival's Chief Coordinator, and I'm honored to extend to you a warm embrace from the vibrant city of Athens, Greece. Together, we celebrate not just art, but life itself. At the outset, I wish to acknowledge the extraordinary journey that has brought us to this moment. We at Writers Capital have a singular mission to build bridges across cultures and unite nations through the unifying language of art. In this realm, where life intersects with art and vice versa, each of you becomes an ambassador of solidarity, brotherhood, equality, and world peace. We can proudly say that thanks to all our efforts and yours, we stand on the shoulders of achievement. Our ambitious objective, centered around the theme of the breath or the element of air, has been met with resounding success as artists from across the globe engaged with this concept, crafting works that embrace eternity. At this juncture, it's an honor for me to convey the warm greetings and best wishes of our Honorable President, Founder and CEO of Writers Capital Foundation and Panorama Festival's Chairman, Mr. Preeth Nambiar, an acclaimed poet himself, an author, educationist, and devoted humanitarian, Mr. Nambiar's words resonate deeply within the spirit of our festival. He extends his warmest greetings to you all, even if he regretfully cannot be with us in person today. He is overwhelmed as this festival has proved to be a celebration of art's extraordinary power to transcend boundaries and connect souls from every corner of the globe. To all the participating artists, he wants to express his heartfelt congratulations. Your contributions have been nothing short of remarkable, infusing this event with a rich tapestry of culture, creativity, and human expression. The festival's impact will extend far beyond these virtual walls that we're surrounded. We're in the process of creating captivating video content that delves into the stories and narratives behind your art. This means that your art will continue to be a source of inspiration and fascination for years to come as people delve into the dynamic narratives woven into your creations. In closing, let me express, he says, my heartfelt gratitude to each and every one of you. Your passion, creativity, and dedication to art have illuminated this festival, and it's an honor to have you all as part of the Writers Capital International Foundation's artistic team. With warmest regards, Preeth Nambiar. Heartfelt gratitude to our dear president. And of course, we are privileged to have among us, and as curator of this session, Panorama Chief Advisor and Coordinator Spain, Joan Josep Barceló, whom you all love, and distinguished author and artist himself, who shall eloquently represent our international organization in this marvelous session. Dear Joanne, the dice is yours to curate the program dedicated to art. Thank you very much, dear Irene. A cordial greeting to all. It is an immense honor for me to be able to say that once again, a new edition of the Panorama International Arts Festival has been a meeting point for numerous countries, making the university
and even a reality. We have reached the most distant places and we have made the borders blue to show the union between us all. I will not tire of saying that this union is and should be the strength to show that each of us carries inside and can show to others. On this occasion, united in art, we have reached our goal. Many thanks to President of the Writers' Capital International Foundation, Preet Nambiar, and through soul of the event, as well as to the great team, among whom I must mention Irene Dobra-Cabadilla, Secretary General and Chief Coordinator of the PIAF. The task of organization by the entire Writers' Capital International Foundation team has been carried out meticulously, taking care of each of the details, so that the result was the most optimal. My thanks and congratulations to each of the participating artists, as well as to all members of the organizing committee and special collaborators, and of them have been fundamental to achieving the desired goal. As an organization based on a dissemination of culture and human values, Writers' Capital Foundation will not stop working so that the voice and works of the artists who have participated become a banner to travel the path of life. And it is at this point where I am pleased to be able to say that collaboration with other institutions, it is a reality. Proof of this is the collaboration with the distinguished Accademia Tiberina in Rome, a very ancient institution with us unsurpassed background, of which we have among us some of its academics. We have already started a path. We continue to travel this path, and we will continue to leave traces in near future. I want to make a very special mention to high level of artists who have participated in this festival. All of them are true pillars of artistic expression and very careful work in the field of creativity. I am proud to each of us can contribute something to that we can be a light, bright and strong, demonstrating in our actions that everything is possible if there is will and effort. It is my wish that emotions, illusions, ideals, and so many things are the guides to path that we all walk together, forming a great family that makes the works that will always remain growing, little by little. Thank you very much to all, a strong and heartfelt hug to all. Un cordial saludo a todos. Es un inmenso honor para mí poder decir que un año más, una nueva edición del Panorama Internacional Artes Festival ha sido un punto de encuentro para numerosos países, habiendo hecho que la universalidad del evento sea una realidad. Hemos llegado hasta los lugares más lejanos y hemos hecho que las fronteras se diluyan para mostrar la unión entre todos nosotros. No me cansaré de decir que esta unión es y debe ser la fuerza para mostrar lo que cada uno de nosotros lleva adentro y puede mostrar a los demás. En esta ocasión, unidos en el arte, hemos llegado a nuestra meta. Mis agradecimientos al presidente de la Writers' Capital International Foundation, Preet Nambiar, la verdadera alma del evento, así como a todo un gran equipo, entre los cuales debo mencionar a Irene Dobra-Cabadilla, secretaria general y coordinadora jefe del PIAF. La tarea de la organización por parte de todo el equipo de la Writers' Capital Foundation ha sido llevada a cabo minuciosamente, cuidando cada uno de los detalles para que el resultado fuera el más óptimo. Mis agradecimientos y felicitaciones a cada uno de los artistas participantes, así como a todos los miembros del comité organizador y colaboradores especiales. Todos ellos han sido fundamentales para alcanzar la meta deseada. Como organización basada en la difusión de la cultura y de los valores humanos, Writers' Capital Foundation no dejará de trabajar para que la voz y las obras de los artistas que han participado se convierta en un estandarte
para recorrer los senderos de la vida. Y es en este punto donde me complace poder decir que la colaboración con otras instituciones es una realidad. Prueba de ello es la colaboración con la distinguida Academia Tiberina de Roma, una antiquísima institución con un bagaje insuperable, de la cual tenemos entre nosotros algunos de sus académicos. Iniciamos ya un camino, seguimos recorriendo este camino y seguiremos dejando huellas en el futuro próximo. Quiero hacer una mención muy especial al alto nivel de los artistas que han participado en el festival. Todos ellos son verdaderos pilares de la expresión artística y de una muy cuidada labor en el campo de la creatividad. Me enorgullece que cada uno de nosotros pueda aportar algo para que seamos una luz brillante y fuerte, demostrando en las actuaciones que todo es posible si hay voluntad y esfuerzo. También es mi deseo que las emociones, las ilusiones, los ideales y tantas otras cosas más sean las guías del sendero que todos juntos recorreremos, formando una gran familia que haga crecer poco a poco las obras que permanecerán por siempre. Muchas gracias a todos y un fuerte y corazonoso abrazo a todos. Un cordiale saluto a tutti. È un immenso onore per me poter dire che ancora una volta una nuova edizione del Panorama International Art Festival è stata a punto d'incontro per numerosi paesi, rendendo l'universalità dell'evento una realtà. Abbiamo raggiunto i luoghi più lontani e abbiamo reso sfumati i confini per mostrare l'unione tra tutti noi. Non mi stancherò di dire che questa unione è, deve essere la forza per mostrare ciò che ognuno di noi porta dentro e può mostrare agli altri. In questa occasione, uniti nell'arte, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. I miei ringraziamenti vanno al presidente della Writers Capital International Foundation, Brennan Ambiar, vera anima dell'evento, nonché a una grande squadra, tra cui non posso non citare Irene Dovracavadia, segretaria generale e capo coordinatrice del PIAF. Il lavoro di organizzazione da parte di intero team della Writers è stato svolto meticolosamente, curando ogni dettaglio affinché il risultato fosse il più ottimale. I miei ringraziamenti e complimenti a ciascuno degli artisti partecipanti, nonché a tutti i membri del comitato organizzatore e ai collaboratori speciali. Tutti sono stati fondamentali per raggiungere l'obiettivo desiderato. Come organizzazione basata sulla diffusione della cultura e dei valori umani, Writers Capital Foundation non smetterà di lavorare affinché la voce e le opere degli artisti che hanno partecipato diventino una bandiera per percorrere i sentieri della vita. E è questo punto che sono lieto di poter dire che la collaborazione con altre istituzioni è già una realtà. Prova di ciò è la collaborazione con l'insigne Accademia Tiberina di Roma, antichissima istituzione dal background insuperabile, della quale abbiamo tra noi alcuni dei suoi accademici. Abbiamo già iniziato un percorso, continuiamo a percorrere questo percorso e continueremo a lasciare tracce tra il prossimo futuro. Voglio fare una menzione molto speciale per l'alto livello degli artisti che hanno partecipato al festival. Tutti loro sono veri pilastri dell'espressione artistica e di un lavoro molto attento nel campo della creatività. Sono orgoglioso che ognuno di noi possa contribuire con qualcosa affinché possiamo essere una luce brillante e forte, dimostrando nelle nostre azioni che tutto è possibile, se c'è volontà e impegno. Il mio augurio è che le emozioni, illusioni, ideali e tante altre cose siano le guide del cammino che percorriamo tutti insieme, formando una grande famiglia che faccia crescere poco a poco le opere che rimangono sempre. Grazie mille a tutti. Un abbraccio forte a tutti. Parlerò adesso, dipende, italiano, spagnolo, inglese, dipende dal momento. I change the language, depend the moment. La prima persona che penso che deve parlare è il membro del comitato di organizzazione Filippo Papa. Do la parola a Filippo Papa.
Good morning, good night to all. Un mio saluto a tutti voi, in primis doveroso al presidente Prat Nambiar e alla segretaria generale Irene Dova Caradia. All'organizzatore di questa sessione, il nostro instancabile Ioan Josef Barcelo, e agli altri componenti di questa sessione, i membri Antonietta Micali e Franco Spada, rappresentanti dell'Accademia Tiberina, Mariella Porras Santana e la Global Coordinator Silla Maria Campanini. È un caloroso saluto a tutti gli artisti, come ha detto Ioan, fantastici artisti che sono presenti al PIAF. Grazie mille Filippo. Diamo la parola adesso a Antonietta Micali, anche all'Italia. Il microfono, Antonietta. Il microfono. Mi ero dimenticata che era spento. Allora, buonasera a tutti e saluto tutti. Sono contenta di essere di nuovo qui con voi questa sera. Sono la direttrice del Dipartimento di Letteratura dell'Accademia Tiberina di Roma. Saluto tutti i presenti, soprattutto il presidente della Writer Foundation, Irene, che saluto tantissimo, e Barcelo e tutti i presenti naturalmente. Oggi mi sono svegliata pensando che nell'Idiota di Dostoevskij il principe Muskin afferma una bellissima cosa: la bellezza salverà il mondo. Questa frase è stata sfruttata da tutti, è stata detta da mille persone, però in effetti conserva in sé una grande verità e anche una grande attualità. Oggi, grazie alla Writer Capital Foundation, siamo tutti qui da ogni parte del mondo a celebrare questa bellezza come una forza positiva, in quanto siamo capaci di guardare attraverso l'arte, attraverso l'occhio dell'arte, il mondo in modo diverso, cercando di rappresentare quella realtà che va al di là della nostra immaginazione. L'arte visiva, come la letteratura, la poesia, è un contenitore di emozioni. L'artista, il poeta, il narratore non fa altro che guardarsi attorno, sapendola cogliere sapientemente e con grande sensibilità, e ne coglie ogni sfumatura che diventa tono per chi osserva o legge. La cultura quindi non solo unisce tutto il mondo, ma aiuta anche l'uomo a vivere in pace. Grazie mille Antonietta, ti ringrazio per queste parole. Adesso diamo la parola a Venezuela, a Mariela Porras Santana, también miembro del comité. Hola a todos los presentes, es un gusto estar hoy en esta sesión tan especial organizada por Ioan Josef Barceló, al cual doy las gracias por su gentil invitación. El Festival de Arte organizado por Writers Capital International Foundation nos atrapó de inmediato por la calidad de los artistas que participaron en él, por el tema de alcance universal, el aire, y por el inmenso alcance que tuvo con la participación de más de 70 países mostrándonos la diversidad de sus culturas. Realmente se notó todo el esfuerzo realizado por sus organizadores y participantes, el cual quedó plasmado en esas maravillosas obras que serán partes del tiempo. Cada estilo, cada expresión de arte nos muestra ese rico mundo interior de cada artista y cómo influencia este en el mundo exterior, porque el arte, más que ningún otro medio, es capaz de producir cambios, de romper estereotipos y plasmar mundos nuevos. Lo que más disfruté de este festival es la diversidad de culturas que en él participaron y cómo son capaces de unirse en ese ideal maravilloso de un mundo globalizado que mantiene sus individualidades. Nada más interesante que tener capacidad para interpretar realidades
y hacer que todos las vean desde su propia perspectiva. Y esto se revierta en cambio que nos tocan a todos. Muchas gracias. Gracias, Mariela. También bienvenida a la sesión. Ritorniamo all'Italia con Franco Spada. Puoi fare il tuo saluto. Cari amici, buongiorno. Innanzitutto mi allego a quanto detto dall'Antonietta Micali, dall'amica Antonietta e dall'amico Filippo per i ringraziamenti verso il Presidente e tutti gli altri. Benvenuto a tutti voi, ovviamente, e nuovamente grazie per ospitarmi nel gruppo Writers Capital Foundation. Un caloroso abbraccio all'amico Johann Josef Barcelot e ad Irene Durac Abbadia. Cari colleghi tutti, oggi è per me un onore ed un privilegio presentarvi due grandi artiste. La prima che nominerò è la Franca Balla, già accademica tiberina e collaboratrice con l'Accademia, collaboratrice attiva. Infatti è grazie a lei che, conoscendo l'Antonietta Micali, l'Accademia Tiberina ha avuto modo di avere all'interno un personaggio di spessore appunto come l'Antonietta. Quindi grazie alla Franca Balla, la quale è un'artista poliedrica, ma vorrei che fosse lei a raccontarvi chi sia e come è diventata artista pittrice. La seconda artista invece, non meno importante, anzi davvero molto interessanti sono i suoi dipinti, non fa ancora parte dell'Accademia Tiberina, ma auspico che oltre lei altri prendano in considerazione di farne parte. Questa pittrice è la Antonella Giapponesi Tarenghi, della quale ho avuto modo di vedere alcuni lavori davvero eccezionali. Vi ringrazio e resto qui ad ascoltare tutti voi. Buona giornata. Grazie Franco, dopo ascolteremo le sue parole, i suoi commenti. Adesso andiamo con Sila Maria Campanini, coordinatrice globale dal Festival. Buonasera carissimi Irene, Joan e agli illustri ospiti e delegati. Lieta di essere qui ad onorare l'International Art Festival promosso dalla Writers Capital Foundation e l'illustre presidente, caro amico professor Pertnambia. Come consulente artistico e coordinatrice globale dell'evento che stiamo celebrando, è per me indispensabile evidenziare l'obiettivo della manifestazione, quello di valorizzare le espressioni artistiche provenienti da diverse realtà e di messaggio culturale che ne emerge. I mezzi elettronici ci hanno permesso di mantenere, sia pure in forma virtuale, il dialogo umano, inducendoci ad alimentare l'incontro espressivo attraverso l'interagire dei linguaggi artistici in un viaggio esplorativo di immagini e parole, alimentando pensiero e potenzialità individuali. È necessario sottolineare che il festival è intriso di arte contemporanea davvero di primo livello. Hanno aderito alla chiamata artisti illustri e di fama, a cui si cerca di dare ampia visibilità, attendendo di divenire per essi un'importante vetrina, attraverso una serie di servizi a corredo di eventuali eventi espositivi, utili ad un'organizzazione di alto livello come la nostra fondazione. Con questo respiro di arte, porgo i miei saluti più rispettosi e cordiali, proiettandomi all'incontro futuro. Ringrazio per l'opportunità. Buonasera. Grazie mille, Sila. Grazie mille. Allora iniziamo già con gli artisti ospiti. We now are going to present the artists participating in the festival, and I call the first is from Korea, Kim Montai. You can say something in Korean, please. Hi, okay, 그 조한 그리고 돌아. 신청해 주셔서 대단히 감사합니다. 세계인과 이렇게 함께 전시하고 아름다운 예술로서 여러분을 만나 뵙게 돼서 진심으로 감사드립니다. 또한 파노라마 국제예술단의
있으신 여러분들 정말 고맙고 감사합니다. 다 내년에도 또더 좋은 전시와 함께 여러분을 배울 수 있었으면 정말 고맙겠습니다. 감사합니다. Okay, thank you. Thank you. Andiamo adesso con un ospite che non c'è con noi, è Marika Grassanno, ma abbiamo invitato la sua mamma, che è Maria Teresa Infante, che penso che parlerà bravamente, molto bravamente della sua figlia. Avanti, Maria Teresa Infante. Il microfono. Maria Teresa, il microfono. Ok, è andato. Allora, prima di ogni altra cosa volevo ringraziare per questa grande opportunità. Certo mi sento un po' a disagio e mi sento quasi un'intrusa, mi dispiace che non ci sia mia figlia, ma comunque vorrei farvi giungere i suoi ringraziamenti. È davvero felice di essere stata inserita, di aver avuto questa grande opportunità ed è rammaricata di non aver potuto partecipare, però purtroppo i problemi sono quelli lavorativi. Quindi i suoi saluti assolutamente, il suo ringraziamento e si propone di continuare a seguirvi, a conoscere meglio anche tutti gli altri artisti da cui non potrà certamente che imparare. Mia figlia è giovanissima. Diciamo, per me è giovanissima, ha 33 anni e dopo 10 anni tornerà finalmente da Londra, tornerà in Italia, per cui il suo obiettivo è proprio quello di potersi dedicare un po' più costantemente a questa sua passione. È uno dei suoi più grandi desideri, lo ha sempre avuto, ma purtroppo diciamo, non è riuscita ad essere costante, ma negli ultimi anni negli ultimi 4-5 anni, insomma, si è applicata perché è la sua maniera di sentirsi bene, ecco, quando vuole un rifugio, quando vuole un po' di riacquistare un po' di serenità, si rifugia nella sua pittura. Quindi, ripeto, ancora un grazie da parte sua e anche da parte mia. È bellissimo essere qui con voi, aver ritrovato anche qualche volto amico che non vedevo da 10 anni, tipo la Silla Campanini, un piacere, Silla. Il caso. E grazie a Joanne, grazie perché è stato il mio, diciamo, referente. Mi sono interfacciata con lui, ma siete tutti meravigliosi. Sto avendo modo adesso in questo periodo di conoscervi meglio. Quindi grazie a tutti. Grazie mille, Maria Teresa. Andiamo adesso. I give the voice to Irene Laura Cavadia to present to Hello artists again from from me. English language. Yes, for you. You are. It's an honor and pleasure to present Lane Mitcham from the USA, who will talk about this beautiful experience he had during Piaf, or say something about his art. Lane, can you hear us? Hello. Hello. Welcome. We can hear you. Yes, thank you. Thank you for having me. I'm clear out here in the cowboy land in Utah, the United States, and it's not like New York City, but I've been all over. It's nice to meet all of you folks. My Italiano and Espanol is okay. And so I don't know if anyone's interpreting, but maybe Joanne or somebody can give a synopsis of what I'm saying. But my art goes back to when I was about
13 or 14. I didn't do well in junior high and kept getting removed or kicked out, as we say. And same in high school. It just, to me, was so boring that two high schools I left. And a teacher, professor at the junior high said, I'll give you two art classes if you'll stay in school. So I thought, well, that's pretty good. So I remained in school for a while in junior high, but then eventually got too boring. I went off to San Francisco in the 60s, what was known as the OLA. Lane, your microphone has been turned off. Can you hear me? Yes. Oh, wonderful. Okay. All right. And went off to San Francisco with the hippies known as the Summer of Love. And that kind of energized me. I went up to all of the happenings. And after that, I went to school in Salt Lake City and also New York, Columbia University. I don't know why they let me in, but they did. I guess I fooled them. But I took classes at the Art Students League in New York, and they influenced me a lot as far as the abstract art. So I've been doing that now just for 60 years or so, and it's great. I mean, I really kind of rely on my unconscious and bring forth images and things that I, you know, that other people can't see, I guess. And I just begin painting, and then I see the images and I paint them. And hello? You lose me again? Yeah. Yes, we can hear you. Yes. But for some reason, there is some interference in between. Okay. Yeah. I'm kind of new to this, but my dear wife is from Bogota, Colombia, and she is a great influence on my life. And I really enjoyed Colombia. I don't know, maybe Americans aren't supposed to enjoy it, but I did, and went wandering off in the favelas, and her sisters were all worried about me. And so I got a lot of ideas from Colombia and other parts of the world. And I went to Vietnam when I was 18, and but anyhow, I'll let you all go. I just, if there's any questions, be sure and ask them. But I don't want to take up all your time. Thank you very much. Thank you, dear Lane. Thank you very much, Lane. Thank you very much, Irene. Vamos ahora a Sudamérica, Latinoamérica. Y pasamos la palabra a Mariela Porras Santana para que nos presente a dos artistas latinas. Bueno, tengo el inmenso placer de presentar a dos artistas que he visto ir evolucionando en las letras y ahora en el mundo del arte. Ellas son Norma Marina Solís del Perú y Gloria Castaño de Colombia. Adelante, Norma. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a todos los artistas y es un gran placer conocerlos a ustedes, grandes artistas. Es un honor para mí tenerlos delante y
Gracias por esa oportunidad que me han brindado de poder expresar también esta parte artística que he mandado a través de una fotografía que hice. Bueno, a mí me gusta tomar fotografías, pero también me gusta pintar, como este cuadro que ven aquí, ya. Me gusta pintar flores. Así que yo pinté este cuadro especialmente para ustedes. Ya, se me imaginé y dije, ah, bueno, voy a hacer un poco de surrealismo tal vez, ¿no? Un poquito, y le puse este sol. Entonces, me encanta la pintura, los dibujos. Mi papá me enseñó a mí a dibujar y a pintar flores. Así es que por eso es que me encantan las flores. Tomo fotografías de flores, de animales, porque he estudiado biología y quiero reflejar esa maravillosa creación de Dios que hay en la naturaleza. Así es que mi deseo era, a ver, ¿cómo puedo yo expresar esa maravillosa creación de Dios? Pues encontré a través de la poesía y a través de la fotografía. Y entonces dije, bueno, también quiero expresar lo que mi papá me enseñó a pintar. Entonces, ¿qué puedo pintar? Lo que siempre me enseñó, flores, flores y paisajes. Es algo con el cual yo he vivido. Mi papá siempre me enseñaba y me hacía las carátulas de mis cuadernos con flores y me enseñaba a pintar y yo pintaba. Entonces, esto yo lo heredé de mi papá y muchísimas gracias porque he aprendido a conocerlos algunos de ustedes a través de las fotos que han salido en Reiter. Y un gran saludo y un abrazo desde Perú para todos ustedes. Gracias por ese privilegio. Dios los bendiga abundantemente y sigan haciendo crear esas cosas maravillosas que Dios les ha dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norma, y le doy la palabra a Gloria Castaño. El micrófono, Gloria. Lo primero que escribí, lo primero que hice. Muy buenos días, muy encantada de conocer y de pertenecer a este maravilloso grupo. Me encantan las artes, la poesía, la pintura. Y por fin escribí un libro que tenía por ahí y más o menos me he disciplinado. Confieso, soy muy indisciplinada. Es un problema para que uno no sea perfecto en estas artes y en esta cultura. Quiero agradecerles a todos por sus manifestaciones. Quiero felicitar a Joan por ser tan artífice de las lenguas y por lo detallista para que todos lo entendamos y hablarnos en inglés y hablarnos en francés y en italiano. Y en español, muy agradecida con eso, me encanta el grupo, los felicito. A mí me gustan mucho las artes, a mí me gusta mucho la naturaleza. Me encanta el conjunto de sol, mar y tierra, o playa. Por ejemplo, pinturas como esta, fáciles con pincel y acuarelas. Me encanta lo que sale de esos maravillosos colores y su conjunto al mezclarlo. Yo vivo en una casa grande, ya me quedé sola y mi hijo me quiere llevar de aquí porque es muy grande y muy extenso para mí el oficio, pero yo no me quiero ir. Yo en mi casa tengo un inmenso patio con árboles, y yo creo que yo sufriría mucho cuando me encierren en unas paredes de cemento, en un piso alto, aunque mire hacia afuera y vea la naturaleza, no es lo mismo. Por ejemplo, una lechuga que se compró en el supermercado y traía su raicita, yo la sembré en una matera, y yo estoy comiendo lechuga de ahí, yo cojo las hojitas y tengo para mi ensalada, y la matica me da nuevas hojas de lechuga. Eso está por el sol, el aire, pero yo en un apartamento no me imagino cómo voy a ver esa lechuguita. Los mangos caen al piso,
Yo disfruto y los que me sobran los regalo en el vecindario. Las guanábanas, las guayabas. ¿Yo dónde voy a ver esa belleza encerrada en un apartamento de cemento? Sufriría mucho, ojalá. Menos mal que las ventas están pésimas. Los bienes raíces no están activados, ni se vende ni se compra, está como paralizado. Doy las gracias, alguien me está protegiendo. Encantada, muchas felicitaciones de estar aquí y muchas, muchas, muchos éxitos futuros. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a Gloria Castaño de Colombia y también a Norma de Perú, que nos han hablado y presentado su... commentario. Andiamo adesso, ritorniamo all'Italia con Antonietta Micali che ci presenterà due artisti italiani. Microfono, Antonietta. Allora, ho il piacere e l'onore di presentare intanto un'amica che ho conosciuto quest'estate a Taormina, che è Francesca Bertino, un'artista una particolarmente brava, senza togliere niente a nessuno, ma un'artista che ora si racconterà lei, che mi piacerà rivedere, mi piacerà vedere da vicino tutte le sue opere. Francesca. Grazie di cuore Antonietta. Tanto un buonasera a tutti, felice di essere, felice e grata di fare parte di questo evento e di fare parte e quindi di aver partecipato al Panorama Art Festival 2023. Per me è un grande onore e il tema è anche veramente molto che unisce, perché è il respiro della vita, The Breath of Life. E questo tema ha ispirato la mia opera, la mia fotografia. Allora io sono grata perché non solo siamo in collegamento con tanti artisti e con tante diversità, e quindi questa unione, questo festival che ci unisce senza nessuna competizione, quindi con una fluidità che unisce, e questo è veramente la parte che mi colpisce di più. Il tema è veramente intenso, la foto che, e quindi il momento in cui noi pensiamo, qualsiasi artista, la cosa che mi piace è che nel momento in cui si lancia il tema, il festival lancia il tema, ogni artista da varie parti del mondo pensa a quel tema e crea una sua opera. Ecco, questa secondo me è la magia, e infatti mi stanno venendo anche i brividi, perché poi noi praticamente ci conosciamo attraverso quello che manifestiamo, no? Manifestiamo nel modo più libero e quindi del nostro vero sé. E questa è la magia di questo festival. Infatti io ringrazio tutti gli organizzatori, il presidente, Irene, tutti i presenti, Johan, perché l'unione, perché l'arte veramente unisce e manda delle vibrazioni, manda delle vibrazioni alte. La mia fotografia quindi è stata creata proprio per questo evento, e rappresenta praticamente la natura. Voglio lanciare un messaggio, si intitola Respiro, è una foto in bianco e nero, e la protagonista è la natura. Dietro la natura ci sono degli occhi che praticamente è lo sguardo dell'anima, e da lì, solo da lì possiamo veramente avere il respiro della vita, e quindi lanciare un messaggio per essere più vicini alla natura e alla naturalezza. Questo è il messaggio che voglio lanciare. E poi anche volevo lanciare un'idea, quella di creare una galleria virtuale di tutte le opere, che uno le può attenzionare da vicino e quindi vederle, conoscerci ancora meglio. Io veramente... Attraverso le opere. Sì, attraverso le opere, attraverso il tema, è veramente... è come se ci conosciamo di persona praticamente,
Mi dispiace solo che non posso parlare bene né l'inglese né in spagnolo, però intendo qualcosa. Vengo da Palma, sono atterrata ieri da isola a isola e quindi ho anche questa energia delle isole che vi trasmetto e vi ringrazio. Grazie di cuore. Grazie mille. Ascolta un momento, aspettate un momento, Antonietta, perché Andreu Adria Volta deve uscire, partire. Allora do la parola a Adria Volta. Posso parlare e presentare? Posso parlare in catalano, posso parlare in spagnolo, in inglese, in tu vuoi. Vale, hola Joan, bueno, en castellano igual se habla mejor, ¿no? Bueno, se entiende más gente. I also speak English, but it's, I think that it's a bit better for me to change. Pues, bueno, muchas gracias, en especial también a Joan Barceló por la invitación y al equipo. Y bueno, pues sobre mi obra, es siempre utilizo para mí... Me interesa bastante la mente, la relación con nuestra naturaleza humana, entonces toda mi base de inspiración es a través de los elementos del inconsciente. Siempre los utilizo para explicar sitios o estados de conciencia o cosas que llevamos como enterradas en el inconsciente que creo que remueven y condicionan a todos y que al final pues no las puedes contar de cualquier forma, ¿no? Cuando descubrí Carl Jung fue como un impacto para mí porque era una persona que tenía un mundo muy propio y más que eso, era una forma en que él se relacionaba. Me sentí muy identificado con él, con la forma en que él se relacionaba con ese mundo interno y al final de la obra, cuando hace ese libro rojo, desarrolla toda una obra muy personal suya y me sentí bastante identificado con el simbolismo y toda la mente, ¿no? Es como descubrir que eso lo hace más gente y pues continuar por allí. Entonces, bueno, siempre tiene que ver con la mente. Yo estudié ilustración hace unos 15 años y al principio me sentí muy atraído por la linografía, que es una técnica tradicional como muy, bueno, desde la estampación, y con eso empecé a hacer las primeras obras. Y siempre me gustó cambiar, el grabado estuvo durante un largo periodo de tiempo, pero siempre al final intento cambiar de terreno y experimentar con otras cosas, pero siempre la obra se relaciona alrededor de esta parte inconsciente e interna de hablando de los aspectos humanos. Y bueno, pues yo creo que es un poco resumen de lo que hago. Ya, bueno, ya está. Muchas gracias, Adrià. Y si has de marchar, tranquilo, no te preocupes. Cuando vulguis, será el bienvenido entre nosotros. Muchas gracias. Vale. Un abrazo a todos. Adesso Antonietta può continuare perché deve partire, deve uscire. Allora. Va bene, adesso invece vi presento Antonio Barbuto, che fa parte dell'Accademia Tiberina di Roma, un amico e un fotografo di eccezione. Si presenterà lui, vi dirà lui certamente in modo più approfondito qual è la sua opera, quale è presentato, cosa fa effettivamente Barbuto. Ci sei? Allora, sì, sono stato qua. Buonasera a tutti innanzitutto. Grazie ciao, per intanto, questa... Ciao, buonasera a tutti. Grazie per questa possibilità che mi avete dato, particolarmente a Joan, di partecipare, per cui me ne sono grato e onorato, oltre che all'Accademia Tiberina che mi ha fatto entrare dentro, Spada, Pinardi e tutti quanti voi. La fotografia, e per me la fotografia è vita, cioè nel senso che io la giocavo sin da piccola, quando avevo 4-5 anni, con la macchina fotografica che non funzionava, mi ricordo questo, per cui sì, ero sempre fissato su qua. Ho iniziato pian pianino, autodidatta, con la fotografia, fino ad arrivare, non dico di essere bravo perché non lo sono, i bravi sono ben alto, per cui c'è sempre da imparare, però posso dire che qualcosa ho fatto e sto facendo. La fotografia è ciò che mi emoziona, non seguo certi schemi, non seguo nessun schema che bisogna... Cioè quello che mi emoziona il fotografo, nella speranza che poi possa fotografare anche chi
ammira quella foto, come lo stesso può essere un'opera, una di chi fa il pittore o la pittrice. Fotografia particolare che mi ha dato soddisfazione è stata una foto che nel 2015, mentre avevamo finito di allestire una mostra a Palazzo Ducale a Venezia, a un certo punto, tipo cioè circa mezzanotte e mezzo, c'era l'acqua alta e Piazza San Marco era vuota. Con questa acqua alta ho fatto una foto, ma senza programmare nulla, una foto che mi ha dato alla fine poi risultata come foto del mese, foto del giorno, al Corriere della Sera, è stata premiata anche a livello a Bruxelles, anche a Monte Carlo, e quindi ho preso bei premi, grazie, e dico, ne sono soddisfatto, anche se non me l'aspettavo, sono sincero, per cui, poi oltretutto come lavoro, avete già detto l'altro giorno, fotografo della Guardia di Finanza, per cui mi curo tutti gli eventi politici, militari, ecclesiastici, che vanno dal Papa a Presidente della Repubblica, e faccio, ripeto, fotografo ciò che mi emoziona, nella speranza poi che possa emozionare anche chi guarda una semplice foto. Diciamo che sei anche il fotografo ufficiale dell'Accademia di Verina. Sì, ecco, sì, dimenticavo e me ne scuso con i presenti. Mi hanno nominato anche, e non me l'aspettavo, ripeto, neanche questo, fotografo dell'Accademia. Spero di poter dare il massimo, anche se in questo periodo sono stato assente, ma per problemi un po' personali, ma rientrerò in pista. Iniziamo già da Spoleto. Esatto, iniziamo già da Spoletto per poi... Ci facciamo belli per farci fotografare. Intanto, se siete a Firenze a ottobre, mi hanno ammesso alla Biennale di Firenze, per cui se venite ci facciamo anche un bel giretto, vi offrirò da bere volentieri. Ecco, solo questo è il minimo che potrei fare, okay, nei vostri confronti. Per cui dico grazie di nuovo, buona serata e rimango qui in attesa di ascoltare tutti gli altri. Grazie. Grazie mille Antonio e grazie Antonietta. Diamo la parola un'altra volta a Franco Spada per presentarci i tuoi due artisti che ti hanno dato. Eccomi qua. Chiedo scusa, prima ho anticipato un po' le cose. Intanto do un caro saluto ad Antonio, che prima non ci siamo salutati. E... quindi vi presento ora la cara amica Franca Balla. Sarà lei a parlare di se stessa e vi racconterà chi è e cosa fa. Franca, accendi il microfono. Audio, ok. Mi sentite? No. Io sì. Quindi posso iniziare a parlare? No, non, non ti vediamo. Non so come mai, ho fatto pasticci, quindi prima vi vedevo e non vi sentivo. Ora vi sento e non mi vedo, vabbè. Vi immagino, visto che non vi vedo, mi immagino. Allora, io sono Franca Balla, sono una pittrice figurativa, ho una preparazione accademica dell'Accademia Albertina di Torino, e sono 40 anni che dipingo. E volevo dire come sono arrivata alla mia pittura. Allora, la mia pittura è stato un modo di guarire una ferita abbastanza pesante dietro al lutto dei miei genitori, avvenuto 36 anni fa. In un mese io praticamente li ho persi tutti e due. Quindi io ho riscoperto la pittura, che è anche un talento. Disegnare, è chiaro, è una preparazione accademica ed ero bravissima a disegnare, però non sapevo giocare coi colori, e invece questo talento è venuto fuori proprio in concomitanza a questo grosso dispiacere. Nei miei quadri io cerco soprattutto di trasmettere emozioni e sentimenti, quasi volessi curare ancora questa ferita così profonda, e quindi sono felice di creare queste emozioni
se appunto il mio quadro riesce a creare queste emozioni, la mia tecnica è la tecnica pittura olio su tela, uso la tecnica della velatura tipica del Caravaggio, che consiste nel dare delle pennellate molto eleganti, con pochissimo colore, con una stesura talmente compatta che non si devono vedere le pennellate. I colori sono sempre solari e riflettono il mio carattere, quindi gioco tantissimo con colori caldi e pieni di luce. Poi i miei quadri vanno a momenti, seguono un pochino il mio stato d'animo, quindi se io sono super felice, quindi creerò quadri con dei colori molto caldi. Nei momenti meno felici e un pochino malinconici, però i miei colori non sono mai grigi, neri o bianchi, perché assolutamente non voglio copiare Morandi. Quindi sono soddisfatta, per me è un motivo di vita, è un motivo che mi dà la possibilità di comunicare con più persone e, come hanno già detto tanti, è un motivo di unione anche con, e anche di conoscenza anche con persone a me sconosciute, come l'Antonietta Micali, come Barbuto, come tanti altri, che poi da sconosciute sono diventate amiche e fanno parte del mio momento, della mia vita. Quindi ringrazio José per avermi dato l'opportunità di far parte di questo festival artistico a livelli internazionali, e vi ringrazio tutti. Buon pomeriggio. Ok, allora riprendo io la parola e a questo punto vi presento invece la seconda artista, che è l'Antonella Giapponesi Tarenghi. Antonella? Sì, mi sentite? Perfetto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie per la presentazione. Allora, io volevo parlare un attimo del mio percorso artistico. Mi presento, sono la pittrice Antonella Giapponesi Tarenghi, mi trovo nel mio studio a Rovato, in provincia di Brescia, in Italia. Io credo che il compito di un artista sia quello di trasmettere emozioni, e queste emozioni però devono essere sentite, vissute. E quindi non devono essere derivate, devono essere proprio proprie. Per questo motivo il mio percorso artistico è molto lungo, io dipingo da più di 30 anni, però in questo periodo ho avuto diversi cambiamenti. Questi cambiamenti sono dovuti dalle esigenze dettate dal momento. Ho iniziato come pittrice figurativa e il mio interesse era rivolto verso l'universo femminile, perché portavo sulla tela il mondo della donna, in quanto io donna, dipingevo corpi, volti di donne che vivevano la contemporaneità, e cercando l'essenza della femminilità mi addentravo con la forza e l'espressività del segno e del colore nelle contraddizioni e nei contrasti dei nostri tempi. Opere appartenenti a questo periodo sono state esposte al Pavarotti International, alla Biennale di Malta, alla Valletta, che ho ricevuto una nomination per qualità di pittura. Quando ho avvertito l'esigenza che dovevo cambiare, ho realizzato una monografia dove racchiudeva appunto tutto questo periodo figurativo, e questo libro ora è depositato in molte biblioteche d'Italia. Allora, come ho detto, il cambiamento è stato necessario, e quindi dopo degli studi e delle valutazioni sono arrivata alla decisione di togliere la figura, in quanto la avvertivo come un limite alla mia creatività. Io volevo essere libera di esprimere il mio mondo così esuberante, così il mio mondo interiore, attraverso cose diverse. E così nasce un periodo astratto. Quindi il mio approccio con l'astratto avviene con il progetto La Parola Dipinta. Queste opere affondano le radici nei movimenti artistici degli anni 60, i quali misero in relazione la parola con l'immagine, l'arte e la comunicazione, creando un nuovo lessico che è la parola, la poesia visiva.
Quindi quando realizzavo queste opere io partivo da una parola, la scomponevo, scomponevo le lettere e le riassemblavo a secondo della mia fantasia, creando così nuove figurazioni. Opere di questo periodo sono state esposte alla Triennale di Arti Visive a Roma nel 2014, al Museo di Sarnico in provincia di Bergamo, a Salò e anche altre esposizioni. Il mio obiettivo dell'arte è sempre stato quello di arrivare all'essenza e quindi in virtù di questo nasce successivamente un altro periodo che io ho chiamato reversal, cioè inversione. Inversione non voleva dire rinnegare tutto ciò che avevo fatto prima, ma voleva dire trovare nuove strade, nuovo modo di vedere la mia realtà. E quindi sempre con opere astratte, però avevano un contenuto diverso, un contenuto spirituale e filosofico, e avevano caratteristiche ben precise, quali ad esempio utilizzavo solo le tele quadrate, in quanto il quadrato è un simbolo di stabilità e di concretezza, utilizzavo esclusivamente il bianco. Il bianco che simboleggia la conquista di uno stato profondo e autentico della bellezza, rappresenta la pace, la quiete, il rinnovamento. Opere di questo periodo sono state esposte in un evento, Grazia Italia, durante la 57esima Biennale di Venezia, ospite del Padiglione Guatemala, e anche un evento collaterale alla Biennale di Architettura, sempre ospite del Guatemala. E inoltre ho fatto una mostra al Palazzo Pirelli, la sintesi nel bianco, e Palazzo Pirelli è la sede della Regione Lombardia. Nel 2018 ho avuto un altro cambiamento dal nome Metamorfosi, cioè in quel periodo mi affascinava l'idea, cioè questo cambiamento della forma, cioè cambia la forma ma l'essenza non cambia mai. Cioè quindi mi affascinava questi cambiamenti, questi instancabili divenire altro, questi labirinti di forma. E queste opere sono state esposte al Museo della Battaglia di Anghiari, al Museo della Permanente di Milano, io sono socia, artista socia dal 2015, e alla Triennale di Arti Visive a Roma nel 2019. Ed ora arrivo all'ultimo mio periodo, che è questo, che è incentrato sul ritratto. Questo cambiamento nasce nel periodo della pandemia, è un momento così drammatico, io ho avvertito l'esigenza di ritrovare la vita e le emozioni negli occhi delle persone. Quindi nell'amore della pittura ho ritrovato la chiave per una rinascita, una forza per reagire al dolore e superare momenti difficili, perché anch'io ho fatto il Covid, insomma ci sono stati molti problemi e diciamo che la pittura mi ha salvato. Ora realizzo dei ritratti a pastello, è un materiale molto semplice, però non è facile da utilizzare. Anche queste opere sono state esposte alla Permanente di Milano, a Cremona recentemente ho fatto una mostra dal titolo Sguardi, in altre esposizioni e anche in questa esposizione che è veramente sono onorata di partecipare e ho partecipato con un'opera dal titolo Sorriso. Rappresenta quest'opera una bambina che è felice, sorride, i suoi capelli sono scompigliati dal vento e ci trasmettono quindi gioia, la gioia del vivere. L'aria è lo spazio intangibile che avvolge l'intero universo, l'invisibile che respiriamo, perciò è l'energia vitale, senza l'aria noi non ci sarebbe la vita. Quindi l'aria è il punto di contatto tra la spiritualità e la materia. Per me l'aria è la mia pittura e è l'amore che ho per l'arte. Io vi ho così in grandi linee detto così il mio percorso artistico. Ringrazio moltissimo l'amico artista che mi ha invitato, Barceló, il professore Spada, la ringrazio tantissimo, è un piacere di averla conosciuta. Ringrazio i collaboratori, gli organizzatori, gli artisti, perché credo che sia stato un momento importantissimo questo, perché è stato un arricchimento culturale, un momento di condivisione, di confronto, e quindi grazie, grazie di cuore a tutti. Grazie mille. Grazie a Franca. Grazie. Grazie mille Franco per presentarci a Antonella e a Franca. Andiamo con Filippo Papa che ci presenterà anche due artisti. Uno dall'Argentina e uno da Mallorca. Eccoci, eccomi qui. Vi presento due artisti, due pittori, diversi fra loro, ma accomunati da una ricerca
attenta e una voglia di comunicare che è veramente intensa e affascinante. Come ha detto Johan, Lidia Leventeris è sudamericana, e Loren Garrit, che è di Palma di Mallorca, di Sant'Agni, e ho avuto modo di conoscerli entrambi e sono due persone davvero fantastiche. Iniziamo da Lidia. Hola, querida Lidia, benvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, Filippo, querido, ¿cómo va? Estoy muy feliz de participar en este festival. Estoy un poco afónica, me van a disculpar. La verdad que el movimiento energético de creación que se genera con este tipo de reuniones, con este festival en particular, es intenso y muy valioso. Y yo me siento honrada de participar aquí. Y a raíz del tema y del concepto del festival, que es el prana, es imposible no vincularlo con todo el tema del COVID y todo lo que hemos sufrido en todos los países por esta razón. A muchos nos salvó la pintura, como decía Antonella, a muchos nos salvó el arte. Y bueno, yo hice una especie de reflexión sobre la idea de prana. Prana en sánscrito, si pensamos en prana, en griego es neuma, como aliento de vida, es algo más que el mecanismo instintivo de la respiración para la supervivencia. Desde mi punto de vista y en sentido profundo, respirar es posible si entablamos vínculos con nuestra historia como seres humanos, con nuestras tradiciones, y generamos movimientos conceptuales con otras personas, como ocurre en este Festival Internacional de Arte 2023. Transmitir nuestro arte como un impulso de ideas en nuestra época hacia la toma de conciencia de lo que es nuestra problemática actual, que es la problemática ambiental y la necesidad de finalizar toda guerra. Yo tengo una mirada muy social, mi trabajo es interno, yo soy pintora, fui académica muchos años, pero además básicamente soy artista, muy contaminación atmosférica en un mundo que nos alberga conjuntamente con nuestros hijos y nietos. Reflexionar, sentir, recordar la historia del ser humano para modificar rumbos en el presente, eso creo. El arte y la literatura demandan un tiempo de contemplación no pasivo. Le exige al espectador apartarse del vértigo de esta metamodernidad que vivimos. El arte y la literatura como tradición artesana que pervive en esta era tecnológica importa una actitud crítica hoy, en el presente. Está pidiendo poner en juego un tiempo para el pensamiento, para la memoria. Como escribió un escritor y un pensador que yo amo realmente, Cornelio Castoriadis, en su libro La institución imaginaria de la sociedad, dijo: el hombre no nace llevando en sí el sentido definido de su vida. O sea que el campo para generar un cambio profundo está disponible, eso es lo que tenemos que pensar. Y en este sentido, el movimiento artístico conjunto resulta siempre poético, retomando este concepto de Aristóteles, ¿verdad? La poiesis, lo productivo. Eso es lo que yo reflexioné en relación a este festival. Estoy muy agradecida y muy feliz de participar. Gracias a Joan Barceló, sobre todo, que me invitó. Muchas gracias, Lidia, querida Lidia. Un beso. Gracias, Filippo. Adesso passiamo a Lorenz Garrit, che, come vi ho detto, è un pittore mallorchino, catalano. Hola, amigo Lorenz. Hola, ¿qué tal? Hola, un beso, Loren. La palabra a ti. Yo simplemente quiero dar las gracias tanto a Josep Barceló como a ti, Filippo, por haberme invitado a participar de este encuentro de artistas. Bueno, ahora en breve aquí en Sant'Agni también se celebra la Noche del Arte y Joan Josep también participará en mi estudio. Tú estuviste, Filippo, el año pasado haciendo una performance con tus fotografías. Justamente yo no pude asistir, que estaba en Alemania, pero espero volveros a teneros por aquí algún día, a los dos. Quiero saludar también a Miguel Sebastián, un compañero pintor
que hemos hecho varias cosas juntos y hace mucho tiempo que no nos vemos. Bueno, de mi obra, qué decir, también me baso mucho en la filosofía. El título de la obra que presenté es El equilibrio no siempre se encuentra en el centro. Entonces baso esto, un poco los conceptos más abstractos de la literatura y pensamientos en... Lo paso a materia, a arte, siempre intentando buscar esto, un equilibrio entre el pensamiento y la realidad. O sea, no desvincularme totalmente de lo que puede ser la realidad, lo que vemos, una figuración, pero también tratar temas menos físicos, más psicológicos. Entonces, esto es un poco el camino. Hace ahora 10 años que me dedico profesionalmente a la pintura. Vivo de esto única y en exclusiva. Y nada, encantado de participar en estos eventos tan maravillosos con tantos artistas de por todo el mundo. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Lorenzo. Un saludo. Gracias, Lorenzo. Gracias y buena tarde. Seguim a Mallorca, aunque no estiguis tu a Mallorca, el que està en fora, em sembla que està a Astúries, estic parlant d'en Miquel Sebastián. Endavant, pots parlar en català o pots parlar en castellà, com vulguis. Hola, bones tardes. Estic molt content de participar en aquest festival. Muchas gracias a todos los organizadores, sobre todo a Joan Josep Barceló, que me ha invitado. Estoy muy contento de participar con tantos buenos artistas de todo el mundo. Saludo también a Llorenç Guerrit, que somos vecinos de pueblo y nos conocemos de hace mucho tiempo. En mis obras, yo soy pintor figurativo y me siento muy influenciado por el cine. Cuando era pequeño iba al cine, nos daban unos pósters pequeños de las películas que veríamos y me encantaban, para mí eran obras de arte. Entonces yo a veces en mis cuadros, sin darme cuenta, estoy pintando el póster de una imaginaria película que yo me pienso y me inspiro mucho en los fotogramas de las películas. A veces yo veo mucho cine, 2 o 3 películas cada día, y a veces me impresiona mucho un fotograma, una situación. Me impresiona mucho la luz del fotograma, la técnica, y entonces yo busco modelos, mujeres y hombres que son mis sobrinos, que son mis amigos, e intento recrear esta escena en Mallorca, en la calle, en mi estudio, y es como si fuera el póster de un film que yo he creado, inspirándome muchas veces en el gran director Antonioni, y intento expresar la tristeza, la soledad de la gente tomando un café, leyendo el periódico, y también últimamente la alegría de vivir. Gente que camina por la calle hacia su destino, gente que baila, que lo pasa bien. No intento dar ningún mensaje, sino que intento disfrutar con lo que hago y que la gente disfrute de esto de vivir y de la alegría que nos produce. Muchas gracias a todos y estoy muy contento de haber participado con tan buenos artistas de todo el mundo. Gracias. Moltes gràcies, Miquel. Ja mos veurem i fem un cafè. Anirem a prendre un cafè a la nit. T'espero. Gràcies. There is with us Michael Kazem. Good evening, Michael. I give the word to the Irene to present your artist. It's for you, Irene.
Hello again. It's nice to hear all these beautiful words from artists. I also get inspired. Maybe you'll see me one day drawing too and painting. So now I have the immense pleasure to ask Michael Casemi to come and talk about his art and his experience with Panorama Art Festival 2023. Dear Michael, the dice to you. Microphone, Michael. Michael, the microphone. Sorry, I forgot to turn on my mic. Hi, everybody. My name is Michael Casemi. I'm originally from Iran, living in South Korea for 15 years. I'm a filmmaker, but my passion is photography. So I participate as a photographer in international event and also local event. Also, I'm a creator. So in Busan, the city that I live is Busan City in South Korea. So I have a couple of international art shows in last, like, let's say 7 years. Now, at the moment, I'm in Philippine Manila. We have an art show here in Philippine Manila. So I'm very excited because tomorrow is the opening ceremony. Anyway, so I do photography a lot. I do photography a lot, and I love photography. I cannot live without photography. So art is for me a kind of part of my life. So if I leave the art, so I don't know what will happen to me. That's why I love the art. I fall in love with the art. Before, like photography, I knew nothing about the art. Since I take the camera and went out and I started shooting, because I'm not from the art school like you guys, so I just self-taught photographer. So I know that I'm not as good as you, like most of the artists that they are internationally, but I'm trying to do my best to create artworks that please almost everybody. So it's about me. If you have question, I would be very glad to hear from you. And also I would like a very special thanks, John, because he invited me to this art group. And I'm very, very pleased to be part of this group because I think that this group is more valuable for me. It's a group that I feel I can learn a lot of things from you, and I feel like that as I said, it's a different for me. I don't know. I have a different feeling about it because I see the things, the posts that you are posting, the designs, and everything is very unique, very special. So that's why I love this group, and I hope I can join more in your art shows, in your events. Even, I don't know, like maybe I understand 10 or 20% of your conversation because I'm not a Spanish speaking guy. I speak German, English, Turkish, Persian, and Korean. But unfortunately, I don't know Spanish, not much, a couple of words. But anyway, I'm very pleased to be here and I want to be here. So learn lots of things from you guys that you spend a lot of your life in the art. Thank you very much for having me here. Thank you very much, Michael. A warm hug from you, from Korea. Yo voy a despedir la sesión. Gracias a todos por haber participado. Ha sido, yo creo, una maravillosa sesión. Hemos podido tener una multilingüe sesión porque hemos jugado con las lenguas. No hemos traducido prácticamente nada porque creo que conviene que nos habituemos a ese lenguaje que tal vez es la riqueza que nos va a hacer mejores a todos. Gracias a todos los que habéis intervenido, a todos los artistas, gracias a los de habla castellana, español. Ringrazio tantissimo a tutti quegli artisti di parla italiana, della lingua italiana. Io chiudo qui la sessione e ringrazio per questa meravigliosa, penso, splendida sessione che abbiamo avuto, che ci ha mostrato e ha permesso a tutti di fare questa unione che bisogniamo per andare avanti. Io penso che questa unione è per rafforzare quello che nel futuro dobbiamo
imparare per continuare. Allora, tante grazie a tutti e do la parola, I give the word to Irene to end the session in English, please. Thank you so much, dear Joan, for this inspiring session. In this exceptional collaboration, Writers Capital Foundation has had the privilege of joining hands with the distinguished Accademia Tiberina Roma, a partnership that extends to both the Panorama Festival and the Biennale of Hagiography and Hymnography. And we have been graced by the presence of the representatives of the Accademia, Miss Antonietta Micali, un bacio, and Mr. Franco Spada, signore, also honorable members of the Panorama Organizing Committee and other members that we have seen here today. A warm hug to the both of you, and our best greetings to President Pinardi as well, who we hope one day will be with us. And so about the Panorama International Arts Festival that joined us all together, as we have all experienced, it's not just an event. It is the proof of unity that art can achieve beyond borders and languages, as you have said so wonderfully, dear Joanne. Let us continue to stay connected and be the beacons of light, carrying the torch of humanity's noble values across the globe. A heartfelt thank you extends to each esteemed delegate of the Panorama Art Festival. Your magnificent creations have amplified the spirit of unity. The future is bright, and the best is yet to come. As we part ways for now, remember that this journey and connection never truly ends. Until we meet again, receive a warm virtual embrace from each one of us. Good night. Goodbye, everyone. Goodbye. So good to have you here. Grazie a tutti. Ciao a tutti, goodbye. Saluto a tutti, ciao. Grazie a tutti voi, grazie. Ciao, grazie. Ciao, un bacio, ciao. Ciao a tutti, un bacio. Grazie, ciao. Thanks everybody, have a good time. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Grazie, ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao. A presto. A presto. Grazie. A presto. Ciao Irene. Ciao Irene. Ciao, bye, gracias. Gracias por estar. Bye everyone. It's been a real pleasure to see you again. And there's more, much more to come. We know, yes. Panorama Literature Festival is coming soon. The Biennale of Hagiography Hymnography. So we have so much again to look forward to. My love and our love on behalf of the Writers Capital Foundation to everyone. Bye bye. Bye bye. Hola. Hola. Ciao Antonietta. Ciao. Ciao bella. A presto. Ciao. A presto. Sì, a presto. A presto. Un bacio grande. Ma... Kiss kiss.